Vi ricordate la Land Rover acquistata a Milano e poi preparata per un viaggio importante nel deserto? Avevamo montato nuovi ammortizzatori e pneumatici speciali. Un intervento riuscito perfettamente. La Defender è risultata trasformata, non ha mai avuto problemi di motricità, mai insabbiata, insomma. Il nostro inviato ha percorso verso sud il Marocco, poi ha puntato ad est attraversando l'Algeria. Alla fine è approdato in Tunisia, da cui con un traghetto da crociera è tornato da noi. Chilometri percorsi 6.500. In Marocco e in Algeria abbiamo monitorato i suoi passaggi, aspettandolo al varco nella parte finale del deserto, dopo l'ultima duna che separa Algeria e Tunisia. Adesso siamo alla fine del viaggio e possiamo tirare già i primi bilanci. Le gomme che l'hanno trasformata in regina, da super regina del Sahara, sono le migliori che possono esistere e sono la tassellatura Sahara. Questa c'è nella gamma Michelin e c'è in questa nuova gamma giapponese della Yokohama, sta dimostrando di essere altrettanto buona, forse essendo più moderna anche migliore per i fianchi rinforzati e per la superficie in acciaio che ha una consistenza enorme e permette di girare a bassa pressione anche sui sassi. La seconda cosa è la sospensione che abbiamo trasformato con dei ammortizzatori di carattere diverso, sahariani, decisamente migliori di quelli che sono usati di serie. Come vedete la Land Rover anche se incontra degli ostacoli, dei cumuli di sabbia, non sbanda, non esagera la sua pendenza e rientra immediatamente come se avesse in effetti una barra antirollio. Quella che Lorenzo fotografa è la testimonianza di un antico viaggiatore. Rimane sempre sulle rocce un segno del viaggio, perché i figli dei figli potessero riconoscere una pista, sapere le difficoltà e i pericoli che andavano ad affrontare. Volete saperne di più, eh? Beh, prossimamente su questo schermo.